Un paziente chiede al dottore: dottore, dottore, sì, mi dica, ma posso bere il caffè con la diarrea? Allora il dottore risponde: certo, se ti piace il gusto. Una signora molto brutta, ma brutta, si presenta allo zoo per entrare. Va alla biglietteria e il bigliettaio gli dà, anziché un biglietto, gliene dà due. Allora la signora risponde: ma come mai mi sta dando due biglietti? Io sono da sola. Allora risponde il bigliettaio: sì signora, uno è per entrare e l'altro per uscire. Un tizio va dal medico: dottore, dottore, sì, mi dica, si ricorda quella medicina che mi ha dato ieri per farmi tornare le forze? Sì, sì, mi ricordo. Non riesco a svitare il tappo. Tre amiche sono ferme in mezzo alla strada che stanno parlando. Sai, sai, mio marito prima di andare a fare la pipì si lava le mani. Risponde l'altra: ah sì, mio marito se le lava dopo. Risponde la terza: mio marito se le lava durante. Due amiche si incontrano. Sai, ieri ho dato 20 euro a un poveraccio. Ah, bene, bene. E tuo marito come ha reagito? Mi ha ringraziata. Durante una causa di separazione, il giudice si rivolge alla donna e le dice: ma signora, come mai una donna della sua altezza ha pensato di tradire il marito con un accattone qualunque? Allora la donna risponde: caro signor giudice, a me ha fatto molta tenerezza. Si è presentato dicendomi se potevo dargli qualcosa che mio marito non usava più. Un tizio va dal medico e gli dice: dottore, dottore, sì, mi dica, ho bisogno di un cervello nuovo. Allora il dottore gli risponde: dunque, noi abbiamo il cervello di un maschio, costa 10.000 euro, mentre il cervello di una femmina costa 200 euro. Allora l'uomo ci pensa: ma vi dico una cosa, ma come mai il cervello della femmina costa 200 euro? Allora risponde il medico: perché il cervello della femmina è il più... Una signora entra in un negozio di elettrodomestici, si rivolge al commesso e gli dice: senta, avrei bisogno di un televisore. Il commesso guarda la signora e le domanda: signora, di quanti pollici la vuole? Allora la signora ci pensa e dopodiché risponde: guardi, se ce l'avete la preferirei senza mani. Una vecchietta tutta sdentata entra in una macelleria e va direttamente dal macellaio. Si rivolge a lui e gli dice: senta, senta, sì signora, mi dica, ne ha fegato? Certo signora, e allora mi baci sulla bocca. I'm